una commissione di teologi per studiare i fenomeni speciali di Ragusa al fine di arrivare presto ad ottenere via libera della Congregazione della Fede per poter aprire l'indagine diocesana sulle virtù eroiche della nostra mistica. Determinato e risoluto, così appare il vescovo della diocesi di Mileto Nicotera-Tropea durante la celebrazione eucaristica nell'ottavo anno dalla morte della mistica di Paravati, Natuzza Evolo. Il piazzale antistante il santuario, al centro della fondazione Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime, è una distesa di fedeli che in silenzioso raccoglimento ascolta l'annuncio del vescovo. La causa di beatificazione di Natuzza verrà riavviata in tempi brevi, assicura Monsignor Luigi Renzo. Prende un impegno con la platea di fedeli, il presule. Dalle preghiere, dai volti delle centinaia di pellegrini accorsi a Paravati, le polemiche degli ultimi mesi sembrano lontane anni luce. Ricordo che ho di mamma Natuzza da viva e che ho avuto l'occasione proprio di avere un contatto fisico. È stato nella mia prima gravidanza di mio figlio. Lei mi ha abbracciato, mi ha baciato, mi ha detto: stai tranquilla che hai una creatura sana. Essere qui è una cosa meravigliosa. Per mamma Natuzza, per noi è una mamma e la Madonna. Una testimonianza in particolare, davvero ho avuto un figlio con dei problemi, veramente dei problemi, e lei... Le cose che mi ha detto sono state veramente un miracolo, è stato veramente successo un miracolo con lui. Loredana Colloca per la CNews 24.